Gianluca impastato, 30 anni, fotomodello! Musica, buon cibo e poi tante risate. Successo di pubblico e consensi per la seconda edizione di Serata all'Italiana, musica, risate e gastronomia, organizzato dall'Associazione Culturale Rapinatina di Nicola D'Urso e Fabio Simmini. Gli applausi scroscianti e l'ilarità della platea hanno accompagnato le performance dell'ospite d'onore Gianluca Impastato, volto noto della trasmissione televisiva targata Mediaset Colorado in onda su Italia 1, nonché concorrente del Grande Fratello VIP 2 su Canale 5. Il comico milanese, salito sul palco allestito nell'area verde di Viale Francia di Leone Bozzano, insieme al collega di origine pugliese Gianni Astone, ha portato in scena lo spettacolo 30 anni fotomodello, correlato dai personaggi che lo hanno reso noto al grande pubblico. Ascolti, ma per grandi firme e grandi fotomodelli ha sfilato? Beh sì, ho sfilato anche per Dolce & Gabbana. E l'hanno presa? Non ridete! Parecchie volte! Ascolta, diciamo che Dolce & Gabbana l'hanno inserita nel mondo della moda. Mi hanno inserito, sì. Sì. Bene, diciamolo, dai. Diciamo che se cerchi lavoro con Dolce & Gabbana un buco lo trovi. Altrimenti? Lo trovano loro! Bene. Gianluca Impastato qui a Brindisi per una serata all'italiana. L'abbiamo inquadrata la pizza, quindi gusteremo anche un po' di sapori italiani e pugliesi. Che effetto ti fa tornare in Puglia? Sappiamo che tu sei amante di queste terre. Beh sì, amo la Puglia, ho il mio socio che è pugliese, quindi in qualche modo siamo legati a doppia mandata a questa meravigliosa terra che oggi ci ha regalato anche un tramonto pazzesco. E devo dire che volevo ringraziare poi tutti coloro che si sono adoperati per questa serata, perché sono onorato di partecipare, così dare un pochettino un arrivederci all'estate con una serata spero indimenticabile, spero. Tra l'altro la tua battuta più famosa è il titolo di questo spettacolo, 30 anni fotomodello, perennemente trentenne. Sì, sono praticamente 15 anni che dico... Ancora non mi ridono in faccia, vediamo fin quando dura. Però fotomodello sì, dai, ci siamo. Beh sì, per modo di dire, dai. Personaggi che interpreterai c'è anche Mariello, abbiamo sì, saputo. Sì, facciamo tutto. Diciamo che è una raccolta dei personaggi che la gente ha imparato a conoscere tramite Colorado, tramite 15 anni di onorata carriera a Colorado. Torno a te per quello che riguarda il futuro. Invece vado da Gianni per chiedere, tu sei un rumorista, lo ha detto lui anche in un'intervista radiofonica. Quindi sì. Sì, no, lavoro con Gianluca da... Perché fa il rumorista, perché le battute... È insomma... meglio che non parlo. Sì, dicevi Nico. Dicevo, tu sei il rumorista, l'abbiamo saputo da lui, quindi comunque come entra il tuo i rumori nel alla fine Gianluca introduce, perché il fotomodello che va in discoteca, io poi gli faccio tutti i rumori della discoteca e tutto quello che gira intorno, insomma. Come è nata questa collaborazione? Collaborazione è nata un po' di anni fa a Como, facevamo una serata dove ci siamo incontrati, mi ha chiesto di fargli le domande di Checco d'Oliva dietro le quinte e poi da lì abbiamo cominciato a ridere come due deficienti e abbiamo ripetuto e siamo qui. E poi Checco d'Oliva fondamentalmente non so se prima o dopo ti ha portato ad essere anche un recensore di vini. Sì, no, diciamo che sono prima un appassionato e poi diciamo, ho trovato l'ispirazione di fare anche un personaggio comico perché diciamo, il momento storico si prestava a questa presa in giro che all'inizio non fu presa benissimo dai sommelier e poi invece è stata poi sdoganata e... Non andare troppo vicino, cioè, non mi sono truccato, scusa. Per chiudere, tra una tracannata e l'altra arriverai nella casa del Grande Fratello VIP 2. Sì, diciamo che me la sono chiamata, l'anno scorso a Colorado ho fatto un personaggio, facevo io che, diciamo, dicendo che ero ormai diventato famoso, ero ormai entrato nella casa del Grande Fratello e quindi non avrei fatto Colorado. E questo tormentone si è poi alla fine avverato perché mi hanno chiamato e io ho accettato, ho detto va bene, vediamo un pochettino di vivere un'esperienza che non so veramente...
che tipo di esperienza sarà. Vi lasciamo mangiare, però ti chiedo un saluto ai Brindisi. Ciao amici di Brindisi, e viva, viva la Puglia e Salento, e a presto, ciao. Ad anticipare lo spettacolo di due professionisti della risata, il fenomeno social brindisino Giuseppe Mandrake e Ninno, reduce dalla fortunata esperienza sanremese del contest Ariston Comic Selfie, concorso per futuri comici, dove si è aggiudicato ben due premi. L'artista, scelto dagli organizzatori in un'ottica di valorizzazione delle risorse artistiche presenti sul territorio, era la sua prima uscita ufficiale su un palco nella sua città. Per l'occasione, con la classica irriverenza che contraddistingue il brindisino verace, personaggio che ne ha consacrato la notorietà, si è presentato in coppia con Cristiano Legittimo, con il quale forma il progetto Mandrake e Socio, e intrattenuto i presenti snocciolando vizi e virtù dei cittadini del capoluogo adriatico. Perché volevo sapere, non vi vedo, non venite più qua. Vieni più là, non vi vedo. Vabbè, tanto la mamma e papà sono, mi vedono. C'è molto da vedere, vabbè, comunque. Ti vedono tutti i giorni. Dicevo, beh, volevo chiederti perché il Brindisino, mi daranno ragione, penso, appena arriva a fine agosto, che fa un po' di freddo, si imbuccia. Sì. Però, fino a qua. Ah beh, giustamente. Sotto pantaloncini e zuecoli o cose, insomma, però, fino a qua. E lo vedi, questa è la pelliccia di mia madre, di quando batteva a Bologna. Ma complimenti, salutiamo la signora Ninno. Salutiamo la mamma. È scappata, è fuggita. Signora, complimenti. Mamma, riconosci qualche cliente? Sputtanalo, sputtanalo. Se riconosci qualcuno, sputtanalo. Quindi, beh, insomma, complimenti. Io il signore me lo ricordo a casa. Io il signore me lo ricordo a casa. Devo dire, una famiglia... Sì, sì, aperta. Di artisti. Aperta. La porta, credo. Vabbè, diciamo... Va bene, non esagerare, Veronica. Vabbè, dai, introduciamo anche Cristiano. Cristiano Legittimo, intanto. Sì, il nome del socio. Buonasera. Cristiano, cosa pensano i vostri genitori di quello che vi è successo, questo grandissimo successo che vi ha travolto? Perché ovviamente Cristiano è colui che sta dietro a... Sta dietro? Beh, tanto la famiglia aperta, insomma. No, però il figlio si è... No, ho avuto un ripensamento. No, però Cristiano Abbas, se no parli sempre tu e accorcia, parlo io. Cristiano, che palle, hai parlato assai. Sì, 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 sì. Detto troppo. Io, i miei genitori, che cosa ne pensano di quello? Purtroppo i miei genitori non ci sono più, nel senso che stanno là. Ecco, la mia madre che ha studiato a Cambridge. Sì, questo prima o dopo? No, allora mia madre praticamente pensa che da quando che faccio queste cagate, questi video, queste cose, io sto guadagnando qualcosa. Ah, ok. E invece non hai capito niente. Spiace. Sì, no, mia madre. Sì, Cristiano, o parlo io o parlo, aspetta. E Cristiano che... Ciao. Quindi pensa che... No, perché lui se non fai così non capisce. Quindi pensa praticamente che sto guadagnando soldi, cose, insomma, eccetera, eccetera. E invece non hai capito... Non ha capito che. Ha detto è così. Che non sa niente. Però. No. Infatti stasera è depagliato. Non hai bisogno di presentazioni nel Brindisino. Non sto prendendo niente. Ma la spiccia c'è stato avanti. Io sono abbronzato, in effetti. Volevo chiederti. Vabbè, non te lo chiedo perché te lo chiederò sul palco. No, quindi una serata, no, una serata. Una serata legata ad un quartiere periferico. Hai visto? Una serata legata al quartiere periferico. E la domanda? La domanda è importante, rivalutare i quartieri periferici, perché certo. Gli eventi in questi quartieri so difficilmente vengono effettuati. Eh certo, soprattutto Bozzano, perché abito io, gli altri Casale, Santeria, non sono importanti, il centro già è quello. No, a parte gli scherzi, certo che bisogna rivalutare, anche perché quest'anno non ci sarà niente in giro a livello di Casale, la stessa festa di Bozzano, quindi cerchiamo di fare, grazie anche al supporto di chi ha voluto investire su questa cosa qua, una seconda edizione, perché sennò non ce lo togliamo più davanti, diciamo una seconda edizione. Grazie Nicolò, no. Grazie. Quindi lui è si così. È informato se fosse la televisione o meno, perché doveva fare la sua performance, sì, vicino a te. Certo. Da spalla in questo caso. Senti, invece volevo chiederti, non è la prima esibizione dopo Sanremo, dopo il tuo contest comico, però... Voglio dirti, sicuramente è stato un importante momento, insomma, per te. Sì, come no. E questa è la prima esibizione che io faccio dopo Sanremo, nel senso che abbiamo fatto qualcosa sabato in a Torre Regina, si può dire, no? Tanto no. È una cosa che è andata benissimo, c'erano tantissime persone. E diciamo che più esibizione era più un'immagine quella. Quindi questa è la prima, ho voluto aderire proprio perché c'era, ripeto, il discorso del quartiere Bozzano, il discorso del quartiere di città, insomma. Era una cosa così. Poi abito qua, scendo, 2 minuti, faccio esibizione, mi dico, era mattina fatica, quindi. E ci sono i tuoi genitori qui anche. Ci sono i miei genitori, sì. I miei genitori. Tutto pagato io, eh.
amici, cugini. C'ho un cugino che è venuto da Torino. Beh, un piacere. Sì. Cosa ti senti di dire dopo aver tanto un po' la lampada in questo momento? Che devo andare da Minerva domani per la... esatto, prego. Vabbè, saluto i brindisini. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Invece mi buco non c'è venuto, animali. Mi raccomando, seguiteci. Ciao. L'evento, realizzato in collaborazione con Summertime Animazione Spettacolo, rappresentato da Ilaria Renzitti, ha permesso agli intervenuti di gustare le prelibatezze preparate dallo staff di Nicola D'Urso, titolare del bar pasticceria Minion, e Fabio Simmini, titolare della pizzeria Pizza e Sfizi, in un contesto scenografico stile comedy club, dove hanno goduto di una succulenta offerta gastronomica accompagnata da un sottofondo musicale con la voce della nota cantante mesagnese Enza Pazzolla. Vedete, Enza ha scelto un abito sobrio per la serata. Buonasera. Questo importante appuntamento a Brindisi, nella città comunque vicina a quella che è la tua di origine, Mesagne, come ci si trova a stare da queste parti e cantare per i propri conterranei? Beh, per me è sicuramente un onore. Perché sai, cantare nella propria terra, io magari che canto spesso su barese, una bella soddisfazione tornare comunque a cantare qui, per questo evento, molto importante tra l'altro. Un repertorio che proporrai che sarà legato a cosa? Misto, per tutti i gusti, per tutte le età. Tu sei, l'hai già detto, lavori soprattutto nel barese, soprattutto nel wedding entertainment, e sei legata quindi a tante feste importanti. Stare invece in una serata davanti al pubblico, che è leggermente diverso rispetto a quello che è poi un matrimonio, come la vivi? Ancora non lo so, perché non lo so, come quando faccio musical, no? Però lì è impostato, fai quello che sai, adesso non lo so, non te lo so dire. L'iniziativa, arrivata a distanza di 2 anni dallo strepitoso successo della prima edizione, con i 2 imprenditori brindisini incalzati più volte dalle richieste di quanti di quella prima esperienza mantenevano uno splendido ricordo, ha centrato pienamente tutti gli obiettivi prefissati, salvando tra l'altro quel che era rimasto di un'estate brindisina nel corso della quale la penuria di eventi dedicati al grande pubblico ha rappresentato una motivazione aggiuntiva alla volontà di fare qualcosa per la città prima ed il quartiere poi. L'idea di partenza, legata alla riscoperta di spazi urbani scarsamente accreditati, offrendo negli stessi sani momenti di svago a tutta la cittadinanza, nonché il rafforzamento dell'opportunità di lavoro delle attività commerciali e di ristorazione della zona anche attraverso il lavoro di professionisti del territorio e volti noti nel mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e della televisione, può quindi definirsi vincente.